Non avete idea di quanta roba c'è al cinema dall'11 al 20 luglio. Davvero, se non c'è niente che vi piaccia, oh, è un problema vostro. Credetelo, ci sono vecchi film, quelli nuovi, action, drammatici, animazione, un sacco di roba. Questi video, le Arca uscite servono a questo, 3 volte al mese vi dico che cosa fa il cinema e su piattaforma, mentre cinema e piattaforme separate, oggi tocca al cinema e quindi dall'11 al 20, che cosa ci becchiamo? Un sacco di titoli. Io per la maggior parte li ho già visti, ma diciamo alcuni li vedo, sì, quelli nuovi soprattutto. Bene, vediamo. Allora abbiamo, come dico sempre, vi dico i film più attesi, perché ce ne sono anche altri. Chiaramente non vi metto il cinemino sotto casa che cosa vi propone. I titoli che sono un po' in tutta Italia, quelli più attesi. Abbiamo l'11, 15, 17 e 18 luglio, 4 date. Vabbè, 15 ce n'è una sola, però. Va bene. Cominciamo, ma prima di andare avanti, venite a iscrivervi e supportarmi. Iscrizione, abbonamento, like, condivisione, commento, qualunque cosa sui social, fate quello che vi pare. Qua sotto vi metto il mio Instagram, Wufoo e Letterboxd, dove metto i commenti e le recensioni anche dei film che non recensisco. Ok? 11 luglio. Rocco e i suoi fratelli, Dostoevskij. Nella stessa riga fa male, ora ci arriviamo perché Immaculate, Pompoco, Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello. Allora, ci troviamo da torno subito Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello. Niente che ti dica niente, è il film Il Signore degli Anelli, tanto bello, ha vinto tanti Oscar, Peter Jackson, se vi va andare al cinema, va bene? Poi, troviamocene un altro, Pompoco, film dello studio Ghibli, o Ghibli, fate voi, solo come papà. Mi piacciono i film dello studio Ghibli? Ha messo film? No, non mi è piaciuto. Ti metto qua la mia tier list. Perché dico tier list? No! Tier list dei film dello studio Ghibli che ho fatto. Va bene? E questo sono tolti. Poi abbiamo Immaculate. Ah, attesissimo film con la super talentuosa Sydney Sweeney, horror della possessione. Dentro questo monastero dove c'è anche Benedetta. Porca roba, e questo perché il film è ambientato in Italia, finché tutti aspettiamo per due grossi motivi che non dirò, ovviamente. E arriviamo al dramma, ovvero Rocco e i suoi fratelli Dostoevskij. Vabbè, Rocco e i suoi fratelli è il capolavoro del cinema italiano, uno dei tanti in realtà, non così tanti, però di Luchino Visconti del 60, 60 e basta. Vabbè, penso che vi dica, se non l'avete visto, fiondatevi in sala. Io non so se potrò vederlo in sala, ma sarebbe bello, ma l'ho rivisto anche da poco. Certo, a casa mia, però sono tentato. Non sapevo che il film fosse tratto da Thomas Mann, lo scrittore Giuseppe e i suoi fratelli, e narra del sud e del nord Italia, come attraverso questa famiglia dei, come dice il nome? Barondi, sì, che va al nord per lavorare, come è sempre stato, e qua la differenza culturale si farà sentire con 5 fratelli. Su cui spicca ovviamente Alain Delon, che fa, non ricordo manco per sbaglio, Rocco. E quindi un capolavoro senza tempo di Luchino Visconti con un bianco e nero da urlo, un montaggio straordinario, eccetera. Andate a vedere. E subito dopo Dostoevskij. Dostoevskij è brutto perché è la nuova opera dei fratelli di Innocenzo, che sono fra i peggiori registi sceneggiatori italiani. E Dostoevskij poi ci sono molto legato perché è il nome del mio scrittore preferito di sempre, romanziere di sempre. Vabbè. Innocenzo lavorò a un thriller stile True Detective, forse ancora un poliziotto, Enzo Vitello, si mette sulle tracce di un killer soprannominato Dostoevskij. Ah. No, non mi voglio parlarne. Lo guarderò e ci farò dei video sopra. Comunque, se vi interessasse lo stile dei fratelli di Innocenzo, guardatelo. Va bene, 15 luglio, molto brevemente, Spider-Man 6 di Raimi, perché sapete ogni sabato, ossia, ogni lunedì fanno un film Spider-Man fino a Amazing Spider-Man 2. Non vanno avanti, peccato, peccato. E quindi Spider-Man 3 lunedì, questo lunedì insomma. Va bene, avanti. Cioè il 15, spero, non questo perché questo c'è Spider-Man 2. 17 luglio. L'ultima vendetta Twister Blue Lock episodio Nagi. Andiamo su quello semplice, cioè Blue Lock episodio Nagi è
primo film animato di un anime molto famoso che non conosco sul calcio, una storia spin-off della serie principale che si concentra sul liceale Nagi Seishiro nel processo di scoperta del suo talento nascosto nel calcio. La trama, molto brevemente, Nagi Seishiro ama dire che la sua vita è noiosa e sta al liceo, ma le cose cambiano quando Mikage Reo, un suo compagno di classe che sogna di vincere la Coppa del Mondo, scorge le doti nascoste di Nagi e le invoglia a iniziare a giocare a calcio. Mamma. Twister, ah, vi manca il nostro Glenn Powell di Hitman e Anyone But You? Bene, ve lo beccate in Twister Remake, che fece un sacco di soldi negli anni 90, mi pare che ne ha fatto davvero cagare, perché era brutto pure negli anni 90, dove essenzialmente lui è un cacciatore di tornadi. Wow! Film è di Lee Isaac Chung, che non conosco. Nel cast, Kiernan Shipka, Maura Turni, della Warner Bros., come vi ho detto, unisce le avventure del nostro Glenn Powell con questa ricercatrice. Vogliamo fermare sti tornati. Quindi, disaster movie, trashatona, eccetera, eccetera. Ultima vendetta, io non lo conosco così perché l'ho vista al Festival di Venezia 2023, era fuori concorso con Liam Neeson e non mi ricordo il nome in originale. Giustamente. Comunque, un film di Liam Neeson che sembra come gli altri, dove deve vendicare qualcuno e deve menare la gente, ma siamo in Irlanda, mi pare metà del Novecento, non potrei sbagliare, e essenzialmente deve fermare questi bombaroli che stanno agendo in questo paese. È un film tutto sommato carino, non so se l'ho recensito, potrei farlo per l'uscita del film, me lo devo ricordare. E quindi L'ultima vendetta è carino, secondo me. Non è granché mediocre, ma divertente. Anche con un minimo di introspezione a Liam Neeson, che sì, fa io sono vendetta, io vengo lì per spaccarti il culo, ma tutto sommato è anche più guardabile di altri, quindi secondo me ci può stare. Vabbè, e poi l'ultimo giorno, siamo 18 luglio, diversi titoli. I miei vicini di Amare, Il Signore degli Anelli e le Due Torri, Pan Amore e Fantasia, When Evil Lurks. Allora, i miei vicini di Amare, sempre studio Ghibli di Takahata, a me non piace proprio, a partire dall'animazione, ma forse solo quello. Direi qua, un dramma familiare che esprime diversi temi sulla vita tra padri e madri, mogli e mariti, figli e figlie, delle sorelle ed astute nonne. Perché solo le nonne sono astute, gli altri no? Gli Yamada sono la tipica famiglia medio borghese giapponese che a Tokyo. Il film mostra vari episodi della loro vita, con storie che spaziano dall'umoristico allo straziante. Vediamo la famiglia affrontare le loro piccole liti, il problema e le gioie della loro vita. Per me è di una noia mentale, proprio perché è una esaltazione della media borghesia un po' spiccia, secondo me. Anche l'animazione è veramente brutta. Veramente brutta. A me piace Takahata, ci mancherebbe, e lo capisco anche a Miyazaki, ma sto film per me non si può guardare. Però voi andateci lo stesso. Poi, Il Signore degli Anelli, Il Libro dei Torri, de novo, è quello di Peter Jackson. E ho anche letto che la versione fosse rimasterizzata, migliorata, una edizione un po' speciale, quindi andate a vederla. Poi, When Evil Lurks, l'avevo cercato prima, è un film, forse del 2023, ora esce nel 2024, è una mezza porcata zombie, cioè nel senso, non so se sia bello o meno, ma qua dice, in un mondo in cui l'esistenza di demoni e possessioni è ormai riconosciuta, c'è una sorta di invasione zombie, c'è due fratelli, Pedro e Jaime, che devono fare delle robe, cioè, quindi non so, non mi ispira tantissimo. Comunque, è un film argentino del 2023, diretto e sceneggiato da Damien Rugna, anche gli attori sono famosi. Allora, guardatelo se vi va. È un horror sulle possessioni slash zombie, una roba del genere. Vabbè, poi c'è Pane, Amore e Fantasia di Comencini, un grande classico del cinema italiano, con Lollobrigida e Vittorio De Sica, che tratta di questa storia d'amore, questo maresciallo con la bella Gina Lollobrigida. Un classicone, commedia italiana, 90 minuti. Andate a vedere se vi va. Io vi saluto qua, voi cosa recupererete? Scritto qua sotto e scrivete il partenariato.